Ti auguro buon allenamento e ricordati di seguirci sul canale YouTube, cliccare sulla campanellina per rimanere sempre aggiornato, seguirci sui nostri canali Instagram e Facebook. Buon allenamento! Andiamo a vedere il lavoro da fare. Guardatelo qua. Allora, il primo, a vederlo così non vi dice niente, lo so già, infatti direte che cosa ha scritto sto matto. È un lavoro da 1 a 10 solo sui push-up. Cosa significa? Lo dobbiamo fare tutti insieme, quindi alla stessa velocità, i numeri li conto io, vale la regola se non ce la fate appoggiate le ginocchia, solite cose. Un piegamento braccia. E poi ci prendiamo pausa. Poi dobbiamo andare a fare 2 e pausa, poi 3, poi 4, poi 5, arrivando a 10. Ok, quindi si va a incrementare questo lavoro qua. E poi parte un blocco abbastanza pesante sulle gambe, un blocco di nuovo sulle braccia e un blocco sulle gambe. Questo è il lavoro di oggi. Va bene? Allora, via! Fuori l'aria 1 e fuori l'aria dall'altra parte. Cinque, quattro, tre, due, uno, vai, andiamo a lavorare con le spalle, indietro. Dieci, nove, otto, sette, sei, cinque, quattro, tre, due, uno, giro avanti. Marta, mi senti bene l'audio? Siamo il sound check con la Marta oggi. Non mi sente. Dice di no. Fabio, mi senti te? Alla grande, mi senti fin troppo bene? Ah, ok, pollice in su per Fabio. Cinque, quattro, tre, due, uno. Ok, mani lungo i fianchi, passo in avanti, vado a chiudere. Via. Otto, sette, sei, cinque, quattro, tre, due, uno. Via, corsetta. Incrociamo uno e andiamo a incrociare l'altro. Oggi è un programma da inizio settimana, quindi bello, bello con lo sprint, il lavoro che andiamo a fare oggi. Via, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, via, jumping jack, andiamo un po' ad alzare anche il battito. Via. Nove, otto, sette, sei, cinque, quattro, tre, due, uno. Ok, stop, vado a toccare le punte dei piedi, vado a toccare le spalle e spingo verso l'alto le mani. Sette, sei, cinque, quattro, tre, due, uno. Ok, cerchietti indietro, quindi andiamo ad aprire le braccia, andiamo a fare dei cerchiettini. Cinque, quattro, tre, due, uno, cambio giro avanti. Cinque, quattro, tre, due, uno, carico le braccia dietro, spingo via. Cinque, quattro, tre, due, uno, un po' in velocità, andiamo a spingere. Otto, sette, sei, cinque, quattro, tre, due,
uno pollice verso il basso e andiamo a aprire la V. Vedete che stiamo scaldando bene le braccia, perché partiremo con un bel esercizio, quindi è bene arrivarci caldi. Otto, sette, sei, cinque, quattro, tre, due, uno, ok, stop. Ok ragazzi, allora vi rispiego velocemente com'è il lavoro, ma è molto semplice. Dobbiamo partire da un piegamento braccia, la serie dopo ne faremo due, poi tre, poi quattro, poi cinque, fino ad arrivare a 10. Quindi sono tanti piegamenti, è tanto lavoro di braccia, ognuno si regoli. Se volete il tappetino prendetelo, io non lo uso, mi dà fastidio, poi ci scivolo. Niente, tempi non ci servono, quindi ce ne freghiamo di tutti i tempi. Oggi non, in questo lavoro qua non ce ne frega niente di vedere i tempi, poi i tempi li avremo dopo. Ok, dai, direi che siamo tutti pronti a partire. State al mio ritmo, ragazzi, ok? Quindi sono io che vi conto le ripetizioni. Le prime tre serie non le sentiremo neanche, poi incomincerà a uscire il lavoro. Ok? Tutti giù a terra. 5 secondi alla partenza. Primo esercizio, facilissimo, una cavolata, un piegamento braccia. Allora, scusatemi, magari poi chi la farà in differita, c'è la versione estrema di questo lavoro, che è le pause le vado a mantenere in questa posizione qua. Questo è il vero lavoro piramidale dei push-up. Noi magari facciamocelo con le pause giù, però il lavoro vero è quello in tenuta. Quindi chi vuol provare, se lo può fare, non so se ci arriva in fondo, ma tentare non nuoce. Pronti? 3, 2, 1, un piegamento, via. Un piegamento andato, giù a terra, pausa. 5, 4, 3, 2, 1, due piegamenti, via. E 2, e giù. Pronti a partire con i tre piegamenti. 3, 2, 1, via. 2, 3, e pausa. Pronti a partire per i 4. Pronti? Posti? Via. 1, 2, 3, 4, giù pausa, 10 secondi di pausa, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, via, 5 colpi. Cinque. 15 secondi di pausa, vedete che la pausa va a aumentare più aumentano le ripetizioni. Questo è fatto così sto lavoro, Ancora 10 secondi. Andiamo a partire per la serie numero 6. 4, 3, 2, 1, alla mia velocità, via. 1, giù. 2, giù. 3, giù. 4, giù. 5, giù. 6, giù. Pausa. Comincia a uscire il lavoro, Ora che facciamo la 7, abbiamo ancora da fare 7, 8, 9, 10, ancora 4 serie. 5 secondi alla partenza. 3, 2, 1, via. 1, giù. 2, giù. 3, giù. 4, giù. 5, giù. 6, giù, ultima. 7, giù, pausa, 20 secondi. Cominciano a sentirsi,
questo lavoro inizia a vado ad accumularsi, quindi parte che sembra un gioco da ragazzi, uno dice una cavolata, finisce subito, in realtà poi diventa lunghissimo. E adesso noi dobbiamo partire per la serie numero 8. 10 secondi, 9. Sciogliamo le braccia. Serie numero 8, 3, 2, 1, mia velocità, via, 1. Giù. Vedete che io arrivo sempre in appoggio, 2. Giù. 3. Giù. 4. Giù. 5. Giù. 6. 7. Giù. 8. Giù. Pausa. 30 secondi, tanto mi avvicino a vedere un po' come state. Come stanno le braccia, Michele? Mezzo, bene, dai. Allora, io propongo una cosa. Facciamoci tutti insieme 9-10 con la pausa attiva. Ci stiamo? Ok. Tutti che mi fanno le corna, tutte queste robe qua, ci proviamo. Quindi dobbiamo fare blocco numero 9, poi rimaniamo in pausa 20 secondi e dobbiamo andare a chiudere 10. Pronti a partire ragazzi? 5, 4, 3, blocco numero 9, 2, 1, via, alla mia velocità, 1, giù, 2, giù, 3, giù, 4, giù, 5, giù, 6, giù, 7, giù, 8, giù, 9 e rimango. Rimaniamo ancora 10 secondi e andiamo a chiudere il blocco da 10 ripetizioni. Respiriamo. 5, 4, 3, 2, 1, via, giù, 1, giù, 2, giù, 3, giù, 4, giù, 5, giù, 6, giù, 7, giù, 8, giù, 9, giù, 10, oh! Fine. Adesso vi rifaccio la domanda, come stanno le braccia? On fire. Bene. Anzi, facciamo che vince un premio, che il premio non sappiamo ancora cosa sia, ma lo vince chi azzecca, chi è il primo a scrivere nella chat quante ripetizioni abbiamo fatto. Io non lo so, avevo 2 di matematica, però ne abbiamo fatte un po', però non so quante. Bisogna fare 10 più 9 più 8 più 7, vediamo chi lo scrive per primo. Intanto che scrivete, 55 Fabio dice, ha vinto Fabio il premio. Fabio, hai vinto 10 Barbies. Allora, andiamo a vedere, andiamo avanti col programma, lasciamo recuperare le braccia ragazzi, andiamo a lavorare sulla parte inferiore. Chi vuole può utilizzare kettlebell, può utilizzare pesetti, potete utilizzare quello che volete con questo esercizio qua. Primo esercizio, skate lunge più squat, anche questo è un po' new entry, non l'abbiamo mai fatto, lo andiamo a vedere. Ok? Dobbiamo partire in questa posizione qua, col kettlebell questo lo tenete al petto, con i pesetti lo tenete laterali, ma al petto anche i pesetti. Partiamo dalla posizione dello skate lunge, abbiamo squat, skate lunge, squat, skate lunge, bene?
poi abbiamo una fondo anteriore e poi abbiamo un sumo jump in apertura. Questi tre esercizi li ripetiamo 3 volte, quindi 9 in totale. Mettiamo i tempi e si parte. Quindi diciamo che sì. È lenta allora. Bravo Fabio, mi ha fatto una bella domanda. La velocità non è forte, non è il classico skate lunge come facciamo quando facciamo gli allenamenti metabolici, ma è un lavoro muscolare, quindi è più affondato, è più un lavoro di affondo che non di velocità. Allora, vi rimetto la musica e si parte, ok? Primo esercizio, skate lunge più squat. 5 secondi al via. 4, 3, 2, 1, via. Cercate sempre un bel affondo, ragazzi. Come al solito io metto dentro una velocità che è molto bassa, medio bassa, ma mi interessa far bene gli affondi e bene la tecnica. Stop, affondo anteriore. Vedete che ora le pause ci sono, eh? Sto in posizione a fondo anteriore, se volete farlo con i pesetti sono qua lungo le braccia. 3, 2, 1, via. Schiena dritta, mi raccomando, che vedo qualcuno che sta sbagliando. Schiena dritta, non fatevi cadere in avanti durante l'affondo. Petto in fuori. Passo lungo. Ogni volta che allunghiamo il passo attiviamo maggiormente i glutei. 5, 4, 2, 1, stop. Prossimo esercizio, ragazzi, andiamo a fare il sumo jump in apertura, quindi partiamo chiusi e andiamo ad aprire saltando e affondando. Velocità bassa, profondità ampia. Giù e torno a zero. Kettlebell al petto, pesetti al petto se volete. Sette, sei, cinque, quattro, tre, due, uno, stop. Perfetto, recuperiamo e ripartiamo con lo skate lunge. 7, 6, 5, 2, 1, vai! A fondo e vado via di là. Anteriore. Sette, sei, secondi ragazzi. 4, 3, 2, 1, sumo jump. Fabio, ti faccio un regalo, credo che a te piaccia sta roba. Io ho leggermente alzato la musica. 3, 2, 1, via. Bene, movimenti ampi. Vi ricordo che oggi stiamo lavorando con un allenamento muscolare, quindi
è più importante l'ampiezza dei movimenti che non la velocità. Ottimo, ultimi di tre, poi siamo in pausa. Cinque, quattro, uno, via. Bene molleggiati ragazzi, cerchiamo sempre di essere bene in affondo, sia quando siamo in squat, sia quando siamo nell'affondo laterale. Ok, sentite le gambe come iniziano a scaldare. Stop. Affondo anteriore. Sono dimenticato di far partire l'orologino, ma sarò sui 140 al massimo, non di più. A differenza dei 170 del metabolico. Ginocchio dietro che va a toccare il pavimento. Quattro, tre, due, uno, stop. Andiamo a fare gli ultimi jump e andiamo a vedere come li fa Matteo, Giovanni, Michele, Matilde, Irene, Roberto, Giacomo, Giorgio, Giulia. Ragazzi, andate tutti dentro in casa, vi sto guardando a tutti ragazzi. Via. Quindi vedete di farlo bene, vedete di non fare i furbi. Dopo questo abbiamo la pausa, quindi fatelo bene. Ok. That's good. Cominciate a tirarli fuori questi. Date retta allo zio. Cominciate a tirarli fuori che il prossimo giro ce li andiamo a usare. Va bene, va bene. Aspetta, che tanto adesso ci facciamo un gruppo, quindi ci buttiamo anche più dentro. Roberto. Roberto, ok, Giulia e Claudia, siamo tutti a casa vostra. Se ce ne manca qualcuno, ma non mi ci fa più entrare, siete in troppi. Va bene, va bene, va bene, va bene. Lavoro da andare a fare adesso, lasciamo recuperare le gambe, torniamo sulla parte alta. Non so se riuscite a leggerlo, spero di sì. Abbiamo da fare Arnold Press, abbiamo poi da fare alzate laterali e abbiamo da fare i tricipiti, un classico giro di braccia e spalle. Ok? Sempre 3x3, sempre 30 secondi di lavoro, sempre 15 secondi di pausa. Ancora, è caduto, ancora 10 secondi. E andiamo a dare il via. Primo esercizio Arnold Press, ok? Quindi quattro movimenti, 1, 2, 3, 4. Arnold Press, cosa prima di partire molto importante, tecnica per farla più facile è quei gomiti bassi, quindi vado ad aprire qua, tecnica per farla più difficile è già partire col gomito alzato. In più facciamo l'upgrade, che ormai siamo diventati più bravi. C'è un secondo movimento dell'Arnold che si può fare, che è importante, che è l'alzata centrale, quindi questo e questo, ok? Potremmo, avete visto, questo movimento qua è molto allenante per il deltoide. Non ve l'ho mai fatto fare, ma io oggi lo incomincerei a inserire. Quindi tutti pronti, pesi in mano ragazzi, partiamo con la Arnold Press in versione pro. 3, 2, 1, via! Centrale, alzo. Sbagliato io stavolta, stavo guardando gli altri. Stavo guardando uno che ha sbagliato e ho sbagliato insieme a lui. Vai. Sentite come cambia, come tira già di più. Il tempo sotto tensione del muscolo aumenta tantissimo così. Giù. Ok, andiamo a fare le alzate laterali. Non andate ad alzare sopra le spalle.
Prossimo esercizio saranno i tricipiti. Li andiamo a fare a sedia, che è un po' più potente rispetto a quei pesetti. Ok, tricipiti sedia, ragazzi. Dieci secondi. Cinque. Stop. E ripartiamo con le Arnold. Ricordiamoci l'alzata centrale. C'è qualcuno che va come un missile. Chi è lì? Chi è? Giovanni sta facendo il mazzo a tutti. Per me devi dire quanti chili stai usando, Giovanni. Me lo devi scrivere nella chat, sono curioso. Giù. Anche... sì, qualcun altro. Ok, andiamo a fare le alzate laterali, ragazzi, Bene centrati, andiamo ad aprire lateralmente. 4 kg? No. 3 kg. Tre per braccio. Tre, due, uno, giù. Andiamoci a sedere. Via. Ricipiti. Schiena bene vicina alla panchetta, Partito lino d'Italia. Qua era il periodo del lockdown, ragazzi, Otto, sette, sei, cinque, quattro, tre, due, uno, yeah! Ultima Arnold Press. Via! Con i Metallica in sottofondo bisogna andare forte. Come bruciano le spalle, ragazzi, ora è qua che vi volevo. Giù. Aperture laterali. Via. Non parlo più perché non ho più forza per parlare.
Via, ritmo dentro. Giù. Andiamo a chiudere i tricipiti, ragazzi, vai. I pezzetti di Barbie. C'è anche la presa per il culo via Zoom. Dai che dopo questa abbiamo la pausa. Bisogna andare forte qua. Forte, 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 via. L'ultimo esercizio di braccia di oggi, diamogliene tutta. Dieci secondi. Due. Uno. Yeah. Questo non era semplice, sto giretto. Fatto forte era bello impegnativo. Pensavo fosse... Quando l'ho fatto pensavo fosse molto più facile. Ultimi 6 minuti del giorno. E andiamo a chiudere così. Con l'obbligo di utilizzare i pesi. E con l'obbligo di far bruciare le braccia. Le gambe, scusate. Ok? A fondo destro, andata e ritorno. Una gamba quindi sta ferma e la destra va a affondare sia avanti sia indietro. Cambio gamba ovviamente. E andiamo poi tutti a terra a fare un bridge per i glutei, per i femorali anche. Va bene? Quindi un bel giro che sentiremo lavorare tanto la muscolatura anche posteriore. Vai! Tanto qua le braccia non ci servono, possiamo partire subito. Pesetti in mano. Gamba sinistra bloccata, gamba destra che si muove avanti e indietro. 3, 2, 1. Via. Movimenti completi. Dieci secondi. Tre, due, uno, stop, pausa, cambio gamba. Gamba destra ferma, gamba sinistra muove. Gamba destra ferma, sinistra muove, via. Quattro, tre, due, uno, stop, bridge a terra, quindi i pesi qua non ci servono più, andiamo tutti giù, appoggiamo solo i talloni, appoggiamo solo i talloni e via, su giù, bel ritmo veloce, sfioro e riparto, quando vado giù non scarico tutto il peso, ma sfioro e basta. Ok, torniamo in piedi ragazzi, pesetti, sinistro, piede sinistro fermo, piede destro muove. Via. Quattro, tre, stop, pausa, cambio gamba.
5-4 Bridge 10 secondi al via. Via. Sfioro e riparto. Tre, due, uno, su, piedi. Ultimi tre esercizi del giorno. Gamba sinistra ferma, gamba destra muove. 4, 3, 2, 1, via. Stop. Destra bloccata, sinistra muove. Adesso mi vengo a leggere quello che avete scritto, vedo un bel po' di scritte ma non riesco a leggerle. A volte quando mi scrivete in tanti è perché sbaglio qualche esercizio. Ormai parte in Italia, parto con i Barfis. Fabio, devi farli. Ok. Giù, bridge. Attenzione perché dopo il bridge abbiamo la sorpresa, Tre, due, uno. Sarebbe l'ultimo esercizio del giorno, ma vista la grande richiesta e chi non lo fa verrà bannato per sempre, l'ultimo esercizio che andremo a fare oggi non sarà questo bridge, ma sarà il tanto atteso Barfis per tutti. Ok? 2, 1, vai, vedo le facce dell'entusiasmo, tutti pronti? E andiamo a fare un giro di Barfis tutti insieme, li ha vinti Fabio ma li abbiamo vinti anche noi. 3, 2, 1, via, ultimo esercizio del giorno. Quindici secondi. Otto. Quattro. Tre. Bravi ragazzi, ricordatevi di iscrivervi anche al canale di YouTube, iscrivervi e schiacciare anche la campanellina. E abbiamo portato al termine la home training live anche oggi. Se ti è piaciuto l'allenamento, seguici sul nostro canale YouTube, clicca sulla campanellina per rimanere sempre aggiornato e seguici anche sui nostri canali Instagram e Facebook. A presto!